Buonasera, buonasera a tutti. E stasera è una puntatona qui su, ok, WTF, all right. E c'è Livia, ciao Livia. Tutto bene? Ok, Livia is gone. Of course she's having technical problems. We always have this. Let me introduce our fantastic and honored guest, okay, this evening. Andre Soldatov. Andre, hello, good evening, and thank you. Thank you for coming. Yeah, thank you for having me. Yeah, it's absolutely wonderful. I'd also like to introduce Scott Lucas, who is a very, very good friend of ours, and he is a, how do you describe yourself, Scott? Exactly. An ace journalist, a geopolitician. Okay, we can't hear you. You're on mute. Yeah, a mischief maker who doesn't know how to use a microphone. All right, There you that's go. the Of course. yeah, Of course. there you Of go. There you course. go. And then we've got in the house Jacopo, our good friend Jacopo. Hi, Jacopo. Come stai? Hi, hello. I'm fine, Hi. sto bene, sto bene. Tutto Good, bene. good, good, good. Ok, I think we should jump right in. Ok, entriamo subito nella, diciamo, nelle domande che vogliamo fare con Andre. In all of the questions we would like to ask you, Andre, because no, let's get right into it. Okay. There are some people that are listening here tonight that really don't know a lot about, let's say, the Russian secret services, the intelligence services, the way that they are, structured, and what they do exactly, which or where operate. Okay. Could you give us an overview, okay, of that? Ho chiesto a Andre di farci una, diciamo, una piccola panoramica dei servizi segreti russi che ci sono e cosa fanno. Okay, thanks, Andre. Go ahead, love. Yeah, thank you. And sorry, I cannot tell this and talk about this in Italian. Mi dispiace. Well, actually, it's quite interesting that back in the Soviet Union, the Kremlin was extremely aggressive and used to have two intelligence agencies, the military intelligence, GRU, Glavное разведывательное управление Генштаба, and the first directorate of the KGB, PGU. And these days, when we supposedly live in a more peaceful time, well, we got in the Kremlin, we got three intelligence agencies. So we still have the military intelligence GRU. Instead of the first directorate of the KGB, we have the foreign intelligence agency, the SVR, but also we have the foreign branch, the foreign intelligence branch inside of the FSB, which is supposed to be a domestic agency, but in the beginning of the 2000s, it became in charge of a political situation in the former Soviet Union, which includes Ukraine. And all three agencies have been extremely active in Ukraine before the war and now. Okay. One question I did want to ask you about, let's say, before we get into Ukraine and exactly what kind, how they operate there, so on and so forth. There's been a lot of criticism that, let's say, of the Secret Services in the past, they were much more functional. How can we put it? They were better. They were, no. I haven't got the right adjectives right now, but that there's been a lot of criticism that they have sort of degraded, okay, over time. All right. Do you agree with that statement? Is that true? And let's say, what are the criteria today that are used to pick agents and to bring them into the agencies? Well, to be honest, I'm slightly skeptical of this picture, Okay. mostly because we got this idea that the KGB was a very intellectual organization, mostly from the KGB people. And we know the reason. The reason is that back in 1991, when the Soviet Union collapsed, lots of people inside of the KGB understood that they could face a fate of Stasi. And they launched a very successful disinformation campaign in the Russian media and Western media, trying to convince everybody that the
well, the KGB, especially the foreign intelligence branch of the KGB, was actually kind of a think tank. And what they did was actually equal to what the CIA or MI6 or GCSE did in the 1980s and 1970s, that they were mostly intellectuals. They never did anything like killings. And the last assassinations they did in the 1950s. That was an official version. But if you look closely, so they say success stories of the 1970s and 1980s. Again, you see that these people were always very sloppy, extremely brutal. And actually, they did the killings, they did blackmailing, all the kind of thing we see right now. Okay, so there's a different, yeah, because I had read something differently. Okay, all right. Scott, do you want to ask a question on anything before we move on to Ukraine? Well, just Andre, just to follow up on that. When I study the CIA in the States, I make a distinction between the analysis side of it, those boys, as opposed from the operations side, which is what usually gets the sensational headlines. Is there a similar, is there a similar distinction we can make within the Soviet cum Russian intelligence services? You know, to look at the analysis side and say whether or not they have consistently maintained a fairly high level of analysis, as opposed to this more checkered record of operations that you've pointed to. It's a very interesting question because it gives you a lot to think about the Soviet institutions. The thing is that after Stalin died, people in the Politburo were really paranoid about the KGB. The last thing we wanted to see is a repetition of Stalin purges. And that is why they consciously degraded the analytical, the analysis part of the KGB. So the operational guys were always treated better, respected better. And actually, for many years, there was no real, say, department, analysis department of inside of the KGB. The very first analytical department of the KGB, I mean, a big department, was formed only in 1989, just before the Soviet Union collapsed. Andropov, who is like widely respected and Putin respects him a lot, nevertheless, Andropov surrounded himself by civilian analysts because he believed that the KGB needs to provide only, say, operational reports. And then it would be a job for civilians to make some conclusions and provide some analysis to him. Again, the reason was fear. They didn't want to get under control, to come under control of the KGB. Wow. All right. Shall we move on into Ukraine now? Is that it? Oh, yeah, because there's a lot to talk about that, especially. And then I know that Jacopo has some questions, and I'm sure Scott, okay, you've got some as well. All right. For various reasons, Andre, the Russians believed that they could take Kiev, right, in very little time. And they could also, in some way, they thought that they would be able to get the local governments, the regional governors, and different things like that. That did not happen. Okay. Now, let's talk a little bit about first who was tasked with this operation, and is it still like, who right now is operating in Ukraine and gathering intelligence and all of these kind of operations, just in a general way? And then we'll get into some more detail. Well, it's a very good question. The problem is that right from the beginning, and even before the war started, Putin wanted to be involved directly in the planning of his operation. And he saw it as not a military operation, but as a political operation. That is why it was the FSB's foreign intelligence branch which was given the main role in the beginning. And the idea was quite simple. We need to do something to provoke a huge political crisis in Kiev, to get people on the streets.
And that would create an impossible situation for Zelensky. And then we can proceed with something like people like Medvedchuk and his people to form a new government. Yeah. The problem was that it looks like right from the beginning, there was some sort of, if not clashes, but confusion about the means to be used to provoke this political crisis. As far as I get it, people inside of the FSB believed that this kind of political crisis might be provoked by something which would look similar to what NATO did back in 1999 in Belgrade, meaning lots of massive airstrikes and not troops on the ground. And to be honest, even now, I do not know what might be the result of that. Because the plan or the idea was, we bomb the cities of Ukraine, we bomb the national infrastructure like buildings, bridges, roads, and we would keep these troops, 150,000 people, on the border as a warning to Zelensky and as a deterrence to him, like, please do not try to respond. And for Zelensky, it would be a really difficult problem, like, what to do here? Like, you are suffering these massive airstrikes, and if you try to respond, you can get these 150,000 troops coming into Ukraine. And that could possibly, maybe, cause some political upheaval. The problem is that it looks like right there at the stage of the planning, Putin interfered, and actually what he did, he sent his tanks along with airplanes. So there was no like weeks of airstrikes on the national infrastructure of Ukraine. Instead, we got tanks immediately the same day. And I think that was Putin's role. That was his call. He despised the Ukrainian government and the Ukrainian state for years. And he believed that he didn't need these weeks of massive airstrikes. He can just send his tanks, everything would collapse, and everything would be fine. And he greatly miscalculated. Wow. So it was all to create a crisis inside, but not necessarily the military side of it. That's incredible. Wow. That's incredible. Yeah. No. Wow. It's, yeah. That's my what a fuck moment of the week, by the way. Okay, Andre, we need to fill you in on something, okay? This program started because when we watch anything on the news, all right, or through our media feeds, we end up sort of like, what the fuck is going on? Okay, and we are completely floored, all right? So we're going to ask you about that, okay, a little later. Yeah. But that is, yes. Okay, that's incredible. So it also explains, Andre. Yeah, go ahead, Livia. I have a question, which is, I think, the lay people's question. Why do you think he miscalculated so greatly? And why do you think he wanted to take charge with this miscalculation in mind? Well, I think the problem is that, Putin is a former KGB intelligence officer. And he believes that he is the best intelligence officer in the world. So when he is getting advice from his spies, he always knows better. I mean, that's his mentality. And I think that puts his spies in a very difficult position. How to challenge Putin's mind, and when he has already some ideas about what is going on. And we all know that Putin has had really strong opinion about Ukraine for many years. Yeah. I just wanted to stress this, that he always despised Ukraine as a proper country. He never believed that it became a proper country. And that goes for everything from political side to the military. Wow. So really around him, there isn't really anyone that can influence him. Basically, these are people that all agree with his position. This is the situation. Well, it looks like in some regions, he acts more rationally. For instance, in Syria, he seems to be much more rational than in Ukraine. Ukraine, for him,
unfortunately, it's a kind of internal case. It's something within Russia, actually. That is why what he sees in Ukraine is something like a civil war. And that makes him extremely emotional. And when he is emotional, he doesn't listen to anyone. Wow. Wow. Scott, you want to jump in with something? You're mute. No. Given what, Andre, I just want to play connect the dots, given what we talked about earlier about analysis. Do we know whether or not he was getting analysis from the FSB from the outset that said, look, the assumptions that we're making about Kyiv may not necessarily be right? And the reason why I ask is there's a historical pattern of big countries thinking they can trigger a rising that will topple a leader. Mm-hmm. The British did it in 56 with Egypt, failed. The Americans did it or thought they could do it with Iraq in the 90s, failed. Here we go again with Russia and Ukraine in 2022. Well, it's a very good comparison with what the British tried to do with the Suez crisis, because they did the same mistake. I mean, the Russians did the same mistake. They trusted their contacts and the elites, and they always despised the grassroots movements. They never believed that people might actually go to the streets, they can organize themselves, all of that. It's just out of picture. But there is also another problem, and this is the problem about the notion of an intelligence agency. I mean, in the Western countries, especially after 1960s, maybe 1970s, well, it's mostly about intelligence collection. And well, it's also true for the SVR or for the GRU to some extent. But the problem with the FSB that right from the beginning of the 2000s, the role of the foreign intelligence branch of the FSB, say in Ukraine, was not only to collect intelligence, but also to be political operators, actually to contact directly with the political opposition, to cultivate people, to pay them, to fund, to interfere, basically. Yeah. So my problem and my guess is that actually Putin had already his opinion about what to do in Ukraine. He didn't need to be briefed about the political situation in Ukraine. What he wanted from his FSB people is to cultivate an opposition in Kyiv, which would take over when the crisis take place. Okay. And right now the FSB is not... Are they still handling the intelligence and the operations in, or it's become now part of the GRU is, correct? Yeah. Yes, yes. We broke this story a lot, I think it was last week, that from now on we have the first deputy head of the military intelligence, Vladimir Alexeyev, being put in charge of intelligence collection in Ukraine. And I think it's a really, it just reflects the change of mood, that finally Putin understood that there is no political solution to the problem of Ukraine. I mean, you cannot now trigger any kind of like coup d'etat or crisis in Kyiv. So he needs to get back to what he needed to probably, from his point of view, to a military solution. And for that, he needs military intelligence. Okay, but what do you think it will change, if anything, from when the FSB was in charge and the GRU was in charge? Because I don't know really how to interpret it. I know that the GRU, it was, for instance, the service that supervised the Skripal incident. So they use chemical weapons, and in the disinformation space since the beginning, we are following every time there is something that has to do with chemical, biolabs. We always keep our ears open because of the history that in Syria. And also the GRU person who's in charge was also very active in the Syrian war scenario. So I wonder, how do we have to take this change of charge between FSB and GRU? Well, to some extent, it might
mean that the military performance of Russian troops might get better, just because the military intelligence, the GRU, is not only, say, strategic intelligence, but it's also tactical intelligence. And they have units in the inside of the military brigade. Well, I mean, they can provide intelligence to brigades, to regiments, to battalion groups, all of that. And they know how to do that. But the other problem is that since 2012, I would say the character of the GRU changed. And Alexeyev is a very good example of it. Because what actually happened is the GRU was after the, well, let me start with some history here. When the Soviet Union collapsed, you got the KGB reformed because Yeltsin was really afraid of these guys. And remember that the coup d'etat, failed coup d'etat in 1991 was actually organized by the KGB. But the GRU was sort of, they never interfered and they never tried to do any, to make any trouble. And that left them largely unreformed until the beginning, or maybe even the mid of 2000s. It was still largely a very Soviet institution until we got a new minister of defense. And back then it was Serdyukov. The guy, actually, this guy, Serdyukov, he wanted to make the Russian military much more efficient. And he had some good advisors. And I know some of them. And the advice he got was, look, you need to subordinate the military intelligence from the general staff to the minister. Because the problem with the Soviet military intelligence was always that they always, always exaggerated the numbers of, say, tanks produced in the UK because they had direct connections with the Soviet military industrial complex. And that actually caused all these horrible things when we got like thousands and thousands of tanks produced every, I don't know, year for nothing. I mean, there was no reason for that. And we got our economy like destroyed. Partly it was justified by the Soviet military intelligence. So what Serdyukov did, he downgraded the significance of the GRU. He actually humiliated them. It was the moment that the GRU lost one of the letters. It became just a GU, not GRU, but GU, meaning just a main directorate of the general staff. The size and the significance of the agency became smaller. But when he lost his position, because he got into some trouble with his wife and some love affair, and he got replaced by Shoigu. Shoigu wanted something completely opposite. He wanted to expand the GRU, and he did that. The problem is, if you want to expand your military intelligence, and really like quick, you need to find where to get your new people from, right? So he thought that the only possible source of his new spies would be special forces. And it is a problem. When you get these people are professional, they're professional killers, and they know how to do this job done, but they're not spies. They know nothing about analysis. They're not really gentle. And that's when the GRU became so adventurous. And that's when we got all these assassination attempts and chemical attacks and all of that. Because these people, just by definition, they believe that they are already in the state in a mode of war. And when you are in this mode, you don't care about casualties. You don't care about the cost. You just need to get the job done. So that is the problem now, because you have these people in charge of the operation. Again, special forces people. Okay. We have a question from Fulvio, but I was going to ask this question anyway, because it's under our eyes, Andre. All of the different, we don't know how to interpret it, so you can maybe help us, okay? All of these cases of fires, for example, the depots, you know, and also the centers for recruitment. There have been 10 cases already of centers for recruitment that have been torched. But there are also other that kind of thing, arson. Do you have any information on that? Are they looking into it? What is the status? Are these sabotage events or not? It looks like it's a very complicated story, because in some cases you have
as acts of sabotage. In some cases, you have the activities of the Russians who do not want to be drafted, and that already caused this big exodus of the Russians from the country. The main reason is nobody wants to go to the army and then to be sent to Ukraine to fight. And people do want to save themselves or save their kids from the army. But it looks like there is also some activity of the Ukrainian special forces or whatever, and they're causing this trouble. So it's this kind of thing. I cannot say that the FSB is totally unhappy with that. It's quite ironic, but to some extent it benefits them, because you always can say now that, look, we are living in a besieged fortress. We told you that before. That is why we came into this war, because we believed that we live in a besieged fortress. Now we got this proof. They are attacking us. Okay. Okay. And how about are you hearing, Andrei, inside the actual armed forces? What is the feeling? Are they happy with the way that the top and the military brass, the commanders or Putin himself, are they happy with the way that he's running the war? Or is there criticism? What is their feeling inside? Yeah, it's getting more and more interesting. I would say, even in the beginning, I didn't remember a lot of enthusiasm for this war, but people inside believed that, look, if we came into this war, at least the objectives should be sort of, they should justify all these heavy losses we are sustaining. And that is why lots of people are questioning the official objectives. I mean, the liberation of Donbas. People need more. And that is, unfortunately, the feeling. Wow. Like, if we come into this, we need to achieve something like a complete occupation of Ukraine, something like that. That's one thing. The other problem is that they are not really happy with the equipment. And some basic things are like in short supply, for instance, some radio sets, communication devices. And the ministry is not really keen to talk to the military about the shortages. So you have this kind of problem. And also, it looks like some recent losses, like this big problem with this big failure with a battalion tactical group, which was sort of completely destroyed recently, that caused a lot of talks inside. People are not really happy, and they didn't understand why it actually happened. And again, it looks like we are talking about the rank and file. People in Moscow, like the general staff people, they are mostly unhappy with the choice of the generals, and that Putin is interfering directly into the planning and actually the running of his war. Yeah. In fact, I was reading today that, there was an article, I think in the BBC, if I'm not mistaken, about Putin micromanaging, this war, that he's interfering, in the whole. Who is now the head of the armed forces is Gerasimov, correct? Yes. But in the beginning, I think it was 11th of April, Putin finally appointed a general to lead the war. And he appointed a general Dvornikov. The former commander of the southern military district. It is a very brutal general who saw action in Chechnya and in Syria, and he was actually in charge of organizing these massive strikes in Syria, and he was awarded by Putin. And everybody expected in April that things would significantly improve for the Russians, because Dvornikov is known to be very capable, very able officer. But it looks like, he fixed some problems. For instance, he stopped sending these columns of tanks deep into the Ukrainian territory. But still, we don't see any big successes on the battlefield. And that probably, again, might be explained by Putin's direct interference. Okay. And how are they justifying these, let's say, the lack of
a forward motion or being able, you know, to, are they justifying it, or are they not saying much about it? No, they have some justification for that. They're saying basically one thing, that right now we are facing a completely mobilized Ukrainian army, and there's still a peacetime army, and which is true because we do not have general mobilization yet. And also we are facing an army with the best weaponry, supplied by the Western countries. So that means that they are in a very difficult situation. And that is an explanation for heavy losses. The other explanation is that Dvornikov changed the tactics, and now he is not trying to make a quick progress, but he is trying to destroy the Ukrainian army step by step. That is why it takes so much time. But because the West is keep supplying more and more weaponry, that means that Dvornikov's job is really difficult. So something like that. Okay. How do you see this developing? So you say they are changing tactics right now along the way. So how do you see it possibly? Where is it going? Is it more effective for the Russians, or? No, it seems to be, judging what is going on around Kharkiv, it seems that they are not really successful. Mm. And the Ukrainians just get back to the border, which is a really like a big victory. I mean, symbolically speaking, it's a big win. But it looks like now the Russians are focusing more and more on the seashore. So they need to make some progress there. And remember that, I think it was 2 weeks ago, they started talking about Transnistria, which is a very worrying sign. Mm. Because usually, you know, that Putin's way out of any trouble is a further escalation. So that might be his idea. The problem is that it looks like they do not have enough troops to do that, and to make this progress. So let's see. Wow. Okay. There is definitely been an escalation in the information space, in the whole area of Transnistria and the Poland border. So they are implementing the escalation in the with this information in the information space. But I wonder how long it will take for it to become also kinetic. Yeah, it's a good question, and to be honest. Well, even say on the disinformation front, they're not really successful. I mean, from the beginning, it was a disaster in terms of disinformation operations. So like they launched several things, they failed miserably. And right now, the information space is dominated by the Ukrainians. Just look at Telegram or YouTube. Yeah. And for instance, we do not have lots of intercepts of Ukrainian soldiers, like complaining or I don't know, revealing something. We have only the Russians talking incessantly, with their wives, friends, relatives, revealing horrible things. Okay. Yeah. Actually, I have a different kind of question, Andrei. 500 Russian spies and assets have been sent home from the West. Okay. What effect has that had on, let's say, intelligence gathering, if any? Well, actually, it's a big deal, especially for the Foreign Intelligence Agency, for the SVR, and to some extent for the FSB. Well, for the military, it might be a bit more tricky because... the modus operandi of the military intelligence is slightly more complicated. But I think for the SVR and for the FSB, it's a big deal. It's a big deal. So their sources of information are drying up, basically. Yes, of course. And the networks of assets, it's also a problem how to communicate with them, how to meet them. It's a big problem. Also, if you have some sort of political support, like you fund them, again, you need to fund them properly. You need to encourage them. You need to meet them to have this kind of personal meetings. And now it's not
visible. Okay. I'll leave Livia to ask about the Putin, is he sick question, because everybody, Andre, okay. Yeah, I mean, look, I know, we know, all right, but it's been rolling around in Italian media forever and a day, okay? Andre, please explain to everyone here that's watching us and listening to us, okay? How should we be interpreting this information? Okay, he's not sick. We know he's not sick, but can I say something? Yeah. Can I say Go ahead, first? Because I want also to ask you, because to me it's not relevant on in Ukraine if he's sick or not. He is the same Putin that attacked Chechnya, Syria, Georgia, is doing the same things, so it doesn't matter if he's sick or not. But somehow the sickness of Putin in the information space is gaining momentum many times over. So can you also comment on the relevance of such a news? I sort of understand why. Well, basically for two reasons. First, we started talking, I mean, we the Russians, so we started talking about Putin's health after 2012. And the reason was very simple. That was a year when we lost all hope to get rid of him, legally. I mean, after that, we just understood it's impossible, like, to have any protests, and this protest might have my trigger some change in the Kremlin. We just gave up. And after that, everybody started looking very, very attentively to every public appearance of Putin, trying to catch some signals on some signs that he's getting ill. And to be honest, it's exactly the same thing. I talked about this with my Turkish colleagues. They are doing the same thing with Erdogan. They're trying to find some signs that Erdogan is ill and might be dying soon. So it's a psychological thing. But when the war started, lots of people in Moscow, I mean, the elites, they were so shocked that the only explanation they were capable of producing was that Putin became completely insane. And they started like connecting dots, thinking that maybe he's doing that because he's so insane because of some problems with his health. So he's getting more adventurous because of that. And finally, you have another layer, which is the most worrying for me. Because if you believe that he is seriously ill and he might die like next month or like in 6 months, that means that you can think, okay, this guy is so insane. Yeah, they're listening in. Say hi to our friends from the GRU. Hi. Yeah, maybe. So if you think that Putin is really ill and you believe he might die soon, well, why not to give him something just to pacify him and to prevent him from activating this nuclear option? Because he would die, like, nevertheless, in 5 months' time, you can get back to what it was before you gave him this concession. So my concern is that maybe it's a very elaborate disinformation campaign to send this message to the Western powers, saying, like, well, just give me something for a time, and when we get, like, rid of him and he would die, we can get back to this conversation. Can I ask you, Jacopo? Really, really appreciated a lot what Andre told us, and I would profit from him asking a couple of questions. The first one is, what do you make, Andre, of what's going on in the both in the Russian TV
yesterday or a couple of days ago, when a former colonel of the general staff said that we will regret, we will regret if we don't look at the reality on the ground. And in the essence, it was telling in one of the main Russian show run from the Unchained Olga Skabeyeva, he told basically that the morale of Ukrainians is very high, and it is false that the Russians should stop to threaten Finland with missiles. And so what do you make of these? Is it possible that there is a growing awareness within the... Because this guy is not just an analyst. He is a former colonel of the general staff. And so what do you think of these? I'm asking this because a few days ago I had a long conversation with a former Wagner contractor who wrote a book about the Wagner group in Syria. And he told me that Russia is losing the war and because they don't have the forces on the ground even to keep the Donbas if they should be capable to gain Donetsk and Luhansk completely. So what do you think of this? Is there a sort of growing awareness on the real situation of the Russian army on the ground? And second, what is, in your view, Andrei, the current relationship between Vladimir Putin and Nikolai Patrushev, which seems to me to be one of the most silent Russian official in this entire story, because we all saw that Putin has been sort of humiliating Sergei Naryshkin, and there has been a few speculation in the West, but I don't believe it at all, about a possible role of Patrushev in the case of some sort of coup in Moscow. I don't believe it. No. But what would be interesting is what is the relationship between the two ancient friends? Well, the first question. Well, I think it's exactly what I said before. It reflects the mood inside of the general staff, and people are there questioning, and the way the war is conducted, and it's quite, from their point of view, it looks really not very promising. Because what actually happened, if you just put yourself in their place, is that Russia started with war, picking up a fight with NATO, but in the wrong place. Because instead of like starting with big war somewhere, the Russian army would be at least in position to inflict some damage, for instance, in the Baltics. They started this war with really huge Ukrainian army with a big mobilization potential, and they actually can mobilize 1 million people. And, and part of the military doctrine in Russia, or at least part of the military thinking, was that, of course, the Western armies, especially the American armies, would be always superior in terms of the weaponry and technology. But they would lose to the Russians because they cannot sustain heavy casualties. The problem is now that it's for Ukrainians to sustain heavy casualties, and they have numbers, and they have people. And the weaponry is provided by NATO, and the planning is provided by NATO, and the intelligence information provided by NATO. So it means that you are in a war with NATO, but you are not in position to inflict any damage on NATO.
Wow. So from their point of view, it's a disaster. That is absolutely clear. In terms of course, it's only like private conversations, so you can't expect them to express these opinions openly. Yeah. What Khodaryonyk did was quite amazing, but it just reflects a level of frustration inside. The other problem is, well, the other question was about Patrushev. Well, I think we, of course, this all this conversation about and all these rumors about possible coup d'etat. Well, please be very careful with this kind of information. It's not for real, of course. These people are not capable of doing this, and Patrushev has been, and I suspect will be always the closest ally to Putin. It's a kind of, it's a very personal and professional relationship. And he actually, Patrushev was not the only guy who was quite silent. Well, frankly speaking, he did some interviews, but you have also Bortnikov, who was not really like speaking a lot. And so you have several people, and I think I would care and think more about Bortnikov, because I think his position is much more interesting. He actually, he's keeping himself in the shadows. And in this interesting new development, you have the military in trouble, you have the Fifth Service of the FSB in trouble, you have the SVR in trouble, but Bortnikov is fine, because everybody knows that Bortnikov is not about Ukraine. Bortnikov is about the relationships with the oligarchs. He's about security. So at the end of the day, he might be the guy who is because he's not part of that problem. He never caused this problem. He was never part of the planning. He supported Putin. He is loyal. Everything is fine. But when it would be time to get rid of all these people, Bortnikov would be still there. Wow. Okay. Yes, this is really, really interesting. Yeah, it is. It is. But last Andrei, last question. What do you think about the... Is it possible that Russia, with all the huge problems is managing in the war ground, is it possible that they also care about disinfo operations in Western Europe? I am asking this basically, I'm thinking to Italy and to the Italian TV landscape. I don't know if you have been a bit interested in what's happening in also in the Italian TV, but I think we are the only Western European country which has plenty of Russian figures from the state-run TV of Russia coming in the Italian TVs, and we wrote we broke some stories at La Stampa that that basically there is a huge concern both in the Italian intelligence and in American intelligence as well what's the channel through this guy end up in the Italian television? Has the Russian embassy to Rome a role in this? Has the Rostotrudnicheevo Institute a role in this? Because I don't want to make you boring examples, but this is not for the infamous interview of Sergei Lavrov, in which he told that Hitler was a Jew. But I'm thinking of people like Vladimir Solovyov, for example, which is under sanctions in the EU and which had a couple of huge villas sited in the north of Italy, in the Lake Como, and he is often in the Italian TV. I'm thinking about journalists or pretended journalists from Zevda Channel or from other sanctioned broadcaster from Russia. While we don't see in the Italian TV people like you
or like Raman Dabrautov, or like Raman Amin, or like a lot of very, very, very brave Russian journalists. So there is a huge concern, not just in the Italian intel, but I know for sure that there has been a report from the American intel coming in the desk of the Italian intel, and basically telling, hey guys, we have a problem with Italy and with the presence of Kremlin figures in the Italian TV. So do you think it's possible that with all the troubles and the concerns and the problems of Russia, there is someone that is who is also caring basically about this info ops, I don't know, with the aim of dividing European countries, for example. You know that Italy is a weird country. We have now a prime minister who is a strong Europeanist and strong Atlanticist, but we have almost half of the parliament, which has been strongly pro-Russia, not just the Lega, but also the Five Stars. And so, do you think it's possible that Moscow remains particularly interested in what's happening in Italy because they keep on considering Italy as a sort of weak link within the Union, within the European Union? Well, I think, it's very interesting what you are describing. And I think it's really important. But first of all, I don't think that Italy is unique. You also have like Hungary, you have Greece, you have, well, until recently, you had Germany. I was hoping to make a comparison at best with France, not between Italy and Hungary. To be seen. Oh, come siamo messi male. Things are not going well. Because it's a bit depressing. It's very depressing, Andre. Believe me, we are so happy. I'm sorry. No. But please continue. Yeah, but it looks like, at least for a while, they get a bit shocked by the developments. It seems that even people in the Kremlin, they were not ready for the seriousness of all these sanctions. And now they need to rethink their strategy. Of course, they would love to split the European Union and all of that. And they need that right now desperately. Otherwise, they would get all this series of sanctions every month. But the problem is that it looks like they are liking the strategy, well, hopefully, right now, because they need to rethink so many things. They lost a lot of people. All the ideas and presumptions went completely wrong. Now the developments are so fast. Look, I thought when I was in Moscow, I thought that Switzerland was always like really friendly. And now you have Switzerland talking about NATO. And you think that's absolutely unbelievable. That's crazy. Yeah. Finland. I mean, I remember that Finland was always like, even back in the Soviet Union, I mean, everybody knew that it's better not to try to run to Finland. You might be, you get extradited immediately. And now Finland is joining NATO. Just understand that the Kremlin is also taken by surprise. Which is good. It means that, in terms of timing, it's at least something positive here. I know it sounds strange, but as a Russian, I of course when the war started, I got really shocked, and ever since I've been trying to find some positive signs somewhere. So at least this is something positive. Okay. Andre, I know that we've taken a lot of your time. I don't want to keep you any longer, because you've ci hai regalato questa serata. You have gifted us all of this information, and we hope that maybe during the summer,
If you want, we would like you to come back and talk about The Red Web, your book. Okay. Thank if you. You can, because it is un capolavoro, as we would say. Okay. It's one of those books that everybody needs to read. Okay. The same with Jacopo's Oligarchy, because he has, you know, and the two of you should talk because Jacopo Andre is also looking for the Italian publication of his great works. Okay. So this is important, but I'll let you go. Okay, Andre. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ciao. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Wow. Wow, 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 wow. Holy jeez. Oh, everybody is muted? What happened? Hai visto, ho rispettato la promessa, sono venuto, eh. Mamma mia, Jacopo, grazie mille. No, guarda, ho detto... Wow, un pairing, no? Insieme di Jacopo. È vero, è vero. Una bella coppia. For me it's a dream, okay? For me it's a dream. C'è stato anche uno sketch finale, dai. Come? C'è stato anche uno sketch finale. I know, I know, I know, I know. Mi sarebbe comunque guarda che interessante, cioè, capisci, mo, io ho scherzato, yeah. Ma cioè, noi veniamo paragonati comunque all'Ungheria, oh. Sì. I know. Ma Jacopo, ma in Ungheria secondo me non hanno tutti i giorni come da noi sulla 7 20 minuti di Rossia 1 tradotto in simultanea. No, ma poi ovviamente io non pensavo, con tutto il rispetto per l'Ungheria, ma io pensavo a Francia, Germania, Inghilterra, non succede questo. No. No, non succede questo. Infatti io c'ho si è bloccata, non la vedo. Siamo tutti fuori. Ah, eri bloccata, Monique. Ero bloccata. Oh my God. It's the Kremlin Gremlins. Ecco che cos'è. Entrano dentro. Allora, il solamente le persone che ci stanno guardando, c'è il programma di cui stavamo parlando prima con Andre. Di una critica, no? Questo generale, ex generale, vero Jacopo, sì, sì. Che aveva fatto delle critiche, lui aveva scritto 2 settimane prima. Sì, 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 un articolo sulla Gazzetta. Sì. Esatto. E domani ho scritto un articolo sulla Stampa. No, ma l'ho letto proprio oggi perché ho scritto un articolo anch'io. Che esce domani su questo colonnello. Perché mi sembrava effettivamente interessante, non tanto come analista, ma proprio, cioè, questo, infatti visto lui sostanzialmente confermava che c'è proprio un problema nel general staff, certo. nella visione di quello che sta succedendo. Quindi, cioè, mi sembra che le cose sono, almeno la lettura dei fatti del on the ground, è comune sia... Cioè, paradossalmente, sia agli analisti occidentali sia anche a quelli che in Russia sanno. Cioè, certo. Questo è interessante. Jacopo, posso chiederti una cosa? Perché a me di questa notizia, che la stavo approfondendo oggi, perché chiaramente guardo tutto quello che avviene nell'information space, anche tipo in Sud America, gli avrei voluto chiedere anche di quello. Però ah no, c'era da fare. Guarda, questa era da fare 3 ore. Ma sai quanta roba? A tutti quanti c'erano tutte le domande. Scusiamo, ma non c'era proprio modo, esatto. No? Esatto. A Jacopo, su questa notizia, tu che sei uno dei più profondi conoscitori, diciamo, anche dell'ambito della disinformazione russa che abbiamo in Italia, non pensi che per dichiarare una cosa del genere un ex ufficiale sulla televisione nazionale russa non fosse autorizzato? Perché la televisione russa è un organo di propaganda. Cioè, ma guarda, io mi sono posto questo naturalmente ho notato questa cosa, no? Però va detto che cioè, immaginati te alle 8:30 di sera, uno che improvvisamente ti dice la verità di fronte a tutte le vecchiette russe, yeah. I pensionati, è una cosa che, come dire, l'eventuale vantaggio di un'operazione del genere sarebbe più piccolo degli svantaggi enormi. Cioè, per una delle prime volte,
entra, cioè, nella televisione uno che ti dice quello che sanno soltanto i russi che vanno su internet e su Tor. Quindi no, la cosa che mi sembra più possibile è che questo qui sia, cioè che lui venga invitato in televisione perché non è una sola persona, ma perché è, come dire, rappresenta un punto di vista che comincia a essere abbastanza forte dentro gli apparati russi, che è un po' quello che mi sembra diceva Soldatov, e cioè sì, che se questo è il punto di vista del General Staff, cioè del GRU fondamentalmente, del comando centrale, o comunque se è condivisa un'analisi di questo tipo, vuol dire che lui lo chiamano perché non è il battitore libero che certo, così, ma è l'esponente di un certo ambiente. Certo. Questa è la spiegazione, cioè, che mi dare darei. C'è un precedente. Di dare sfogo a questo. No, è che ci sono persone che comunque faranno pressioni per invitarlo, certo, ma c'è per un farlo precedente. Sentire. Ah, ok. C'è un precedente che non so come mettere in relazione, ed è un precedente che è arrivato molto presto all'inizio dell'invasione, cioè quando le prime sanzioni hanno cominciato a colpire gli oligarchi e anche Soloviev nel suo programma che sì, aveva detto che nessuno... sì. Esatto. C'era stato un botta e risposta tra lui e la Scabeieva, sì, in cui sì, Soloviev aveva detto qualcosa. Lui ha rinegoziato la sua posizione, penso, nella struttura forse russa di potere. Ci possiamo rifare a quel precedente anche in questo caso? Cioè, le sì, domande però con una differenza, che appunto questo qua, rispetto a Soloviev, che è una figura, diciamo, completamente organica Soloviev è messo lì da l'industria televisiva di Putin, no? Cioè Yuri Kovalchuk, sì, l'azienda che tra l'altro è amministrata dall'amante di Putin, no? Alina Kabayeva. Certo, no? Dalla Kabayeva. La quindi è un personaggio creato totalmente dall'inner circle di Putin. Mentre invece il colonnello, retired colonel, è una cosa un po' diversa, è un militare. Cioè è uno che appunto viene dal General Staff, dal comando centrale delle forze armate russe, sì, che mi sembra di capire che appunto sono gli unici, o almeno stando per esempio a quello che dice Soldatov, no? Sono gli unici che conservano un po' di in mezzo a tutti i problemi che ha avuto l'FSB e anche il servizio estero, no? L'esercito sono gli unici che conservano un po' di, diciamo, di rispetto, no? Diffuso, sì, perché in fondo non è colpa loro quello che sta succedendo, diciamo. Infatti, mentre semmai è colpa, diciamo, dell'intelligence, dell'information gathering, di tutto quello, sì, che vuoi, anche della corruzione che c'era della dietro corruzione, per anni, anni. Quindi mi sembra anni che questo qui sia un po' più una voce che, cioè, se arriva lì, evidentemente ho l'impressione che ci sia, insomma, una certa diffusione di malcontento. Però mi sembra che Soldatov questo lo abbia abbastanza confermato. Certo, bene, certo. Poi c'è anche un'altra cosa. Poi c'è Alexei che ha una domanda. Yeah. Poi c'è un solo commento solo. Sono d'accordo nel senso che Ben Wallace, quando ha parlato l'altro giorno, ok, al Parlamento, lui ha fatto un appello ai valori di, diciamo, delle forze armate russe, di quei valori, come si può dire, come i suoi soldati, no? Che va oltre, no, la politica. Era un discorso, perché era interessante, se lo vai a leggere, l'ho no, letto. Ma... secondo me lui faceva un appello proprio a quelle persone, credo. Io penso che ci sia comunque, è chiaro che qualcosa si sta muovendo, perché vedi anche la stessa cosa, diciamo, questo stesso assessment sullo stato della guerra, cioè
piuttosto negativo per la Russia. Yeah. Non tragico, però direi negativo. Viene anche appunto dai mercenari che sono lì in Ucraina, no? E certo, che hai visto l'altro giorno, io ho fatto questa intervista, certo, a lui non è in Ucraina, yeah, ma insomma, e anche loro hanno detto la stessa cosa che ha detto ieri poi questo colonnello, cioè non hanno le forze per vincere. Cioè, le mi ha detto questo Gabidulin, questo ex comandante, sì, del Wagner Group, che se anche loro riuscissero a prendere tutti gli oblast di Donetsk e di Luhansk, poi dovrebbero fermarsi immediatamente, un secondo dopo, perché non hanno più le forze per andare oltre questo. Quindi sai... Interessante. Ma non ha le forze, quello... parlando con lui, non hanno le forze perché non riescono a reclutare? Quale, per quale no, ragione? Non hanno neanche le forze, anche numeriche. Cioè lì servirebbero 600-800 mila troops. Yeah. Yeah. Una cosa che le persone... Non, tanto è vero che si era parlato di possibilità di mobilitazione generale. Che infatti volevo questo chiedere se questo Putin era nelle carte. No, ma non la, mi pare che Putin non, al momento non l'abbia tolta per ora dal tavolo. No, cosa, perché ma... non è... Alexei? Go sì, ahead. Ma non per bontà, l'ha tolta perché io penso che non c'è la, allora, la forza. No. Non c'è la volontà. In realtà, Alexei? Esatto. Vai, vai. Ah no, sul discorso della mobilitazione, è che sostanzialmente sta succedendo, ma in maniera velata, nel senso che non è stata annunciata. Putin non ha detto in pompa magna, let's go, tutti quanti, però sta succedendo in maniera velata, sta succedendo in maniera picchi, ovvero stanno prendendo in maniera mirata, esatto, sta succedendo in maniera mirata nelle regioni più povere, stanno reclutando dal Dagestan, stanno reclutando dalla Cecenia, stanno reclutando dalla Siberia, da tutte quelle regioni dove le prospettive sono talmente misere che la gente è d'accordo ad andare a combattere per 220.000 rubli al mese, che per loro sono una cifra astronomica. Tenendo presente che però la mobilitazione è una cosa diversa anche dal punto di vista giuridico, no? Perché come sai, tu di fronte a una cartolina per l'operazione speciale puoi anche rifiutarti e non andare, non incorri in delle... Mentre invece una mobilitazione generale no. Preciso. Perché non c'è ancora la legge marziale in Russia, ricordiamo. Non c'è, esatto. Non c'è la guerra, non è una guerra. Esatto, per questo continuo a chiamarlo operazione speciale e non guerra. E in più, mi sarebbe piaciuto chiederlo a Soldatov, fin dall'inizio di questa guerra, dal mio punto di osservazione, che è quello dello spazio dell'informazione, mi è sembrato, e ho riscontrato più volte, che la comunicazione generale di Putin, anche nei video, ma anche dei suoi, della televisione russa, di tutti gli apparati, diciamo, di propaganda russi, era volta più al pubblico russo. E questo mi fa pensare che fin dall'inizio della guerra Putin e il suo establishment fossero molto più preoccupati di dei russi, delle reazioni del popolo russo, che delle reazioni fuori dal confine del popolo russo, cioè che si sentissero più sicuri delle loro capacità in ambito di guerra non cinetica fuori dal confine russo che non in Russia. E questo secondo me si rispecchia anche in questa situazione del non dichiarare la guerra, la legge marziale e la mobilitazione generale, perché ci sono stati dei momenti in cui la stampa russa e la televisione russa sembrava che stessero preparando il terreno. Questo è stato fin dall'inizio, nel senso che se anche vai a vedere la composizione delle truppe fin dalla prima ondata, sono... cioè, siberiani, buriati, tatari di Crimea, cioè esatto, diciamo il grosso è composto da queste provenienze, no? E poi c'è lo spazio tutto particolare poi occupato dai ceceni, dai ceceni ovviamente, Kadyrov, almeno nello spazio della comunicazione e credo anche in qualche modo sul campo, però io li vedo molto più attivi e incisivi in ambito canali Telegram, produzione video, e sospetto che tante immagini e interviste fatte dai ceceni
agli ucraini nei territori occupati, e questo è un sospetto che ho, mi sembrano essere le stesse che ogni tanto vengono fuori in alcuni servizi della televisione italiana. E avrei voluto fare anche questa domanda a Soldatov. Ma certo, cioè, Lidia! Ho 10.000 certo. da fargli, ragazzi, dobbiamo rinvitarlo. Sì, no, un personaggio veramente, veramente impressionante, veramente molto molto interessante, ha tantissime cose da dire. Gli avrei voluto fare una domanda appunto sull'establishment russo, visto che ora si sta mormorando un po' che forse qualcosa succede, forse qualcosa no, che comunque le acque si stanno muovendo, allora, però Alexei, ancora non è ora. Ti posso dire da, sì. da persone che conosco io, no, sì. cioè, scordiamocelo. No, di un coup d'état, di un colpo di Stato non se ne parla, chiaramente. Di un colpo di Stato chiaramente non se ne parla, però avrei voluto sentire la sua opinione su, anche solo in una situazione del genere, se nell'elite attorno a Putin, se le persone iniziano a parlare anche solo tra di loro, che è una cosa che può accadere, che sembra stia accadendo, che qualcuno stia discutendo tra di loro momenti di dissenso. Mi è sembrato interessante, poi vi lascio che sono veramente stanchissimo, ma che quando ha detto quella cosa su Bortnikov, no? Ha detto nel caso in cui qualcuno, diciamo, arrivasse il momento di to get rid of Putin, certo, Putin. L'ha detta questa, l'ha pronunciato questo verbo. Yeah. Che non è un colpo di Stato, ovviamente, non stiamo parlando di quello, però, cioè, nell'eventualità che in qualche modo arrivi poi il momento che, magari esternamente, per l'andamento della guerra, ci si libera, no, di Putin, forse quello piazzato meglio è Bortnikov, no, diceva una cosa del genere. Sì. Sì. Questo è interessante, però, perché comunque, mentre invece in Italia si ragiona sul fatto di come non umiliare Putin, no? Mamma mia, completamente ribaltata. That's our what the fuck moment. There we are. Allora, Jacopo, prima che ti lasciamo andare. No, ma è proprio oltre all'errore dal punto di vista, come dire, della bilancia morale nel dire questo. Certo. È proprio un errore, secondo me, di conoscenza della situazione del momento. Sì. 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 Infatti, Jacopo, ma, allora, qui abbiamo le chiedo a Jacopo, detto così fuori dai denti, ma tu non pensi che queste narrative vengano portate da un piccione viaggiatore, da imprecisate zone di Roma, a chi poi li porta davanti? Beh, ma sai, sono in realtà sono talmente tanto aperti i canali da tanti anni attraverso cui le narrazioni del Cremlino entrano nello spazio italiano, che non c'è bisogno del piccione viaggiatore, ci sono già tutti i canali, no? Cioè, certo. E anzi, è anche abbastanza facile vederli a monte, a valle, quando vengono fuori, no? I ritornelli, i refrain che si sentono, si cominciano a sentire, no? Insomma, penso che ci siano questi canali abbastanza forti. Allora, prima che ti lasciamo andare, però, c'è una tradizione qui su What the Fuck. Ci devi dire, ok, un momento, forse questa settimana, oggi, o forse nell'ultima ora. Perché sembra che tu sia, che te hai detto a te stesso, ma what the fuck, ok? C'è un momento, Jacopo? Purtroppo succede molte volte al giorno. Succede molte volte al giorno. Però, devo dire, l'ho provato stasera un po' sentendo Bersani in televisione alla 7. Oddio! Che diceva, non può essere... aspetta, come ha usato? Che cosa ha detto? Ha detto... No. Adesso ve lo dico perché bisogna essere precisi, no? Poi ho anche umana simpatia per il personaggio, però proprio non sono d'accordo. No. That's a nice way of putting it. Yeah. You're very kind. Nel frattempo I'm looking for mine too. Guardo anche il mio. No, dice a chi mai volesse allungare la guerra
per spezzare le reni a Putin, io dico che noi non ci siamo, perché questo vorrebbe dire regolare con la guerra le controversie internazionali e la Costituzione non lo concede. In realtà io sinceramente la Costituzione italiana secondo me prevede la difesa dalla guerra, da un'aggressione. È più controverso se sull'invio diretto di armi a un paese non dell'Alleanza Atlantica, però in realtà credo che anche qui dal punto di vista giuridico ci siano i modi per inviare armi rispettando la Costituzione, no? Cioè, insomma, adesso senza che mi metto a fare degli esempi troppo precisi su come stiamo inviando noi le armi. Non so, uno magari le può mandare a un paese terzo che è lì e poi loro le mandano, insomma. Vabbè. Però no, il fatto che abbia detto non possiamo avere come idea di spezzare le reni era l'espressione fascista, no? Di Mussolini. Certo. Quasi come se avesse dato del fascista a chi vuole, a chi pensa che bisogna sconfiggere Putin, perché con Putin in charge non ci sarà mai tranquillità internazionale. Esatto. Allora, quello che mi fa arrabbiare da quello che sta dicendo Bersani ora, ok, è che il presupposto che noi possiamo in qualche modo influenzare Putin, che una cosa che le persone non capiscono, che Putin si fermerà o perché lo fermiamo noi o perché si vuole fermare lui, non per le armi che mandiamo in Ucraina o per queste ragioni qui. Ovvero le armi si mandano perché serve. Si fermerà solo se è costretto a fermarsi. Esatto. E su questo non c'è nessuna discussione tra tutti gli esperti. Cioè, non è che loro. Macron che telefona, questo è il mio what the fuck, ok? Macron che telefona costantemente, oppure anche i tedeschi, eccetera, eccetera, non ha alcun impatto. Anzi, è peggio, cioè praticamente sta facendo di peggio, secondo me, perché l'isolamento, ok? Deve essere un isolamento, altrimenti non... Certo. Non deve squillare quel telefono. No, esatto. Per niente. Put it down. Te l'ho detto, Monique, che la storia d'amore per telefono tra Macron e Putin mi ricorda i film, i telefoni bianchi degli anni 60 e 70. Sì, no, noi ci abbiamo, se c'era Fabio ci mettevamo a cantare, no? E squilla il telefono. No, questo più, bene, su questo vi... Ok, su questa battuta pessima vi saluterei. Mr. Jacopo. Okay. Grazie. Thank you. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao tesoro. Ciao. So... Allora, yes, il mio era quello. Io quando ho rivisto un'altra volta, ok? Oppure, anzi, la mia era un altro. Quando Vespa... Finalmente vediamo Zelensky sulla nostra televisione, ero così contento, ho detto ascoltiamo, guardiamo Zelensky, e questo qui, ok, Vespa gli chiede, no, che cosa si può fare così Putin può salvare la faccia. Allora mi sono cascate le palle, lo posso dire che mi sono cascate, non ce li ho? Cioè, ha capito o no? Allora, e non solo una volta. L'ha fatto due volte, in modo diverso, in un altro modo, però l'ha chiesto. Allora, tu hai un capo di Stato, il suo popolo è decimato dal genocidio che sta accadendo in Ucraina e tu vuoi salvare la faccia a Putin, ok? Cioè, io ero lì che ho detto, oh my God, all right? Questo è stato il mio what the fuck. Capito? Livia? Okay. Come al solito ne ho due, ne ho uno storico che volevo condividere con Andrei, perché magari mi spiegava anche questo mistero o mistero che mi sono creata io. Cioè, io per la mia base è ad Amsterdam da quando ero una studentessa e spesso e volentieri quando tornavo dal lavoro, ma per tantissimi anni attraversavo Museum Plan, che è questo spazio ampissimo dove c'è il Rijksmuseum, e da un lato della piazza ci sono due ambasciate, una vicino all'altra,
una è l'ambasciata russa e l'altra è l'ambasciata americana, che sono letteralmente divisi quasi da un intercapedine. E mi chiedo se sia stato fatto apposta. E ogni volta che passavo da lì, mi giravo e pensavo, what a fuck! Yeah. Che cosa ci fanno una vicino all'altra? Yeah. E negli ultimi anni, a pochissimi metri, fino a 10 giorni prima della guerra, dall'ambasciata americana e l'ambasciata russa, divise da un corridoio di giardino, è andata ad abitare la figlia di Putin, Maria Putin, insieme al marito e ai figli. E quindi pensavo sempre, what the fuck, casa e lavoro, la casa e l'ambasciata. Invece il what the fuck moment della settimana per me è molto recente ed è insomma un what the fuck molto, molto semplice. Dico a me stessa che non dovrei manco più ascoltarle queste cose. Santoro, che come tutti sapete, o forse non sapete, sarà in tour per tutta l'Italia in uno spettacolo. In uno spettacolo con Orsini, Santoro e un altro, non mi ricordo. Vado subito a comprare i biglietti. Esatto, bravo. Francesco, vuoi venire con me? Vuoi venire con me a vedere? La creme della creme, proprio. Devi arrivare. Dai, li compriamo tutti, così facciamo sold out, però alla fine non c'è nessuno. Come se esatto. Esatto. Facciamo il crowd, facciamo quello che hanno fatto a Trump. Ok, a Tulsa. Così hanno fatto, Così hanno fatto. I fan del K-pop. Esatto. Esatto. Ma il meglio deve ancora arrivare. Lo produce Messora di BioBlu. BioBlu è il più grosso canale di disinformazione nel panorama italiano. È talmente tanto estremo nella disinformazione in Italia che è stato buttato fuori da YouTube. Ed ora produce questo spettacolo. Quindi uno di questi tre illustri protagonisti di questi spettacoli teatrali è Santoro, che abbiamo già sentito, no? Si è sprecato in dichiarazioni strane, perlomeno. L'ultima è pazzesca, ve la cito. In Italia si pone il problema di un'informazione costruita tutta nell'ottica ucraina. Se AGCOM e Parlamento non intervengono, non fanno il loro lavoro. Allora, io non so su che pianeta... Gaslighting, man! Holy shit! Exactly! Quando l'ho sentito ho detto, what the fuck? Che pianeta vive No, è completamente... Lui stesso è stato ospite in più di una trasmissione dove non c'era mezzo giornalista o rappresentante ucraino, perché da mesi che giornalisti e rappresentanti ucraini si rifiutano di andare nei programmi italiani, a buona ragione, perché è come andare su una televisione russa, no? Ci sono Popov, Soloviev, Lavrov, e quindi giornalisti russi. E anche alcuni giornalisti italiani. Quindi questo è il mio what the fuck moment della settimana. Ragazza domenica, che non so se ci segue oggi, invece mi ha mandato il suo what the fuck. Il suo what the fuck è Grillo, che ha cominciato a parlare di Russia, ma ha cominciato a parlare di Russia nella maniera... nella maniera più accondiscendente possibile. Quindi Grillo questa settimana ha pubblicato un articolo in commento dell'invasione russa dell'Ucraina. Ringrazio dall'inizio. Io ho sempre interpretato quello che lui scrive nel blog anni fa, era molto molto vicino alla Russia e a quelle posizioni. Quindi per me non è una sorpresa, Grillo, anzi, che era molto quieto. Francesco, te che cosa hai sentito un po' tutto quello che stavamo dicendo, eccetera, eccetera? I tuoi pensieri? Ma sì, non volevo intervenire, quindi ho colto qualche domanda del pubblico, l'ho inserita perché è una domanda che avrei fatto anch'io, ecco, quindi... una cosa che volevo dire prima era questo del
del discorso dello stato di guerra, della mobilitazione generale. Se ho capito bene, per fare la mobilitazione generale bisogna dichiarare lo stato di guerra. Lo stato di guerra implica automaticamente che tutta una serie di alleati, tra cui la Cina, devono intervenire, ma certo, non hanno nessuna intenzione di farlo. Ecco perché, secondo me, e forse penso anche secondo altri, Putin non fa questo passo, perché sarebbe nudo il re, che è sì, lì da solo, ecco, quindi sì, diciamo, non può fare questo passo perché si auto, ma diciamo neanche Lukashenko, che sta lì, è riuscito a mandare i soldati, no? Quindi figuriamoci gli altri. E sarebbe una dimostrazione di isolamento, come già è stato alla parata del 9 maggio, che praticamente non c'era nessuno. L'anno scorso ce n'era uno solo di rappresentante, cioè quest'anno zero, quelli internazionali. Quindi sono tutte. Poi sul cambio di sul famigerato colpo di Stato o rivoluzione, diciamo, perché a questo punto, se è vero che la rivoluzione del Maidan del 2014 lo chiamano colpo di Stato, lo dovremmo dire che anche un'eventuale caduta di Putin dovrebbe essere una rivoluzione. Ecco, quindi, ma io non ci credo, no? Ma penso che tutti questi movimenti, ci potrebbe essere un riassetto del potere, tutti questi movimenti con queste centinaia di ufficiali FSB che vengono messi via, c'è un cambio, ci sono sicuramente questo disastro provocherà un sommovimento. Quindi nella mappa del potere tra esercito, sicurezza, oligarchi, eccetera. Quindi vedremo quando non lo possiamo. Vedremo. Tra l'altro, sempre rimanendo sul tema dei fantomatici alleati di Putin, che adesso si stanno tutti quanti lavando le mani, se non sbaglio, qualche giorno fa Putin ha riunito il CSTO, ovvero l'alleanza formata dall'alleanza militare formata da Kazakistan, Bielorussia e... Sì, e non ne ha cavato niente, quasi nessuno ha detto, è stato disposto ad aiutare, proprio perché la Russia non è in stato di guerra, e finché non è in stato di guerra per questa alleanza non sta succedendo niente, loro non sono in diritto di intervenire. Certo. L'unico che ha detto qualche cosa era Lukashenko, che ha detto dobbiamo rimanere uniti. Ecco. Questo è stato, diciamo, ha fatto un appello all'unità, okay? della CSTO. Ecco. Che credo che chi ci sta ascoltando sa che è un insieme, no? di stati. È una NATO parallela a matrice russa, sì, chiamiamola così. Diciamo per semplificare. E sotto, per chi ci guarda, la Russia ha mandato, per esempio, le sue truppe, okay, truppi speciali della VDV, al Kazakhstan, sì, quando... Okay, ah sì, è vero. Anzi, quando c'erano le proteste, certo, erano loro, ok, che io all'epoca, quando ho visto quello, ho detto questo mi sembra tanto un come si può dire, un dry run oppure un trial run, come le cose potrebbero andare, un test di qualche tipo per rimetterli. Poi non lo so, cioè sì e no, mettiamolo così. Si parlava comunque anche del fatto che fosse una maniera per inserire di nuovo un po' di potere russo nell'area, visto che il Kazakistan si stava avvicinando pericolosamente alla Cina nell'ultimo periodo. Sì, sì. Sempre di più, sì. Ora, credo. Certo, ora. Sì, sì, sì. Quindi, no? Anche perché Kazakistan confina con il Xinjiang, quindi per la Cina è importante avere dei rapporti con il Kazakistan. Esatto. Senti Alexei, io dovrei staccare perché domani mattina, come sapete, mi alzo presto. Fai tu la chiusura? Quindi posso staccare. Certo, io posso rimanere io. Ok, c'è qualcuno che preme. Ah, il mio. Madonna. Dai Francesco, è tradizione, chi entra qui deve fare il suo. Quante ore mi date? Ci sta. Non sembra che siano ogni minuto. No, beh, stamattina la segna stampa un articolo bene, guarda, non sto neanche a nominare quale fosse il giornale, non me lo ricordo, tanto sono tutti uguali, certi. Diceva: la UE taglia il PIL dell'Italia, non la previsione, il PIL dell'Italia. Ok,
E no, questo aspetta, è un water Francesco, park. Poi, non t'ho sentito, Francesco, cosa hai detto? Il titolo del giornale era La UE taglia il PIL dell'Italia. In realtà sono le previsioni. Ma il titolo è La UE taglia il PIL dell'Italia. Non si può. No, va bene, dai, vi saluto. Va bene, va bene. Thanks, Francesco. Domani mattina sono di nuovo online. Ciao. Yes, yes. Bye, Francesco. Bye, bye. Bye. Ciao, Franz. Thank you very much. What a fuck di Alexei. E poi c'erano dei commenti che volevo un attimo parlarne con Monito. Vai, uno vai Alexei. Certo. Ah, allora, anche lì se ne sprecano perché ce ne sono tantissimi. Poi io cerco di non dare troppo peso a quello che dicono in Italia perché mi devo mettere le mani nei capelli, che è un paese che fa parte dell'Unione Europea, che comunque bravo, è un paese democratico. A me ogni volta fa male il cuore da persona di origine russa che è nata in Italia, cresciuta in Italia, a vedere che siamo messi così male. Ma il mio what the fuck moment è successo oggi pomeriggio quando parlavo con dei miei parenti che sono tuttora in Russia e mi dicono ma guarda che in Italia la dicono la verità, in Italia ci sono persone come Giulietto Chiesa, come Giorgio Bianchi. E io gli ho detto: ma Giulietto Chiesa, ma lasciatelo stare. Ma tra l'altro, se non sbaglio, non vorrei fare gaff, ma è anche morto, tra l'altro. Ma non mettete in mezzo le persone che non ci sono più e che anche quando c'erano dicevano cose che lasciano a desiderare. Il mio what the fuck moment è stato menzionare questi personaggi, vari Giorgio Bianchi, Orsini, che a quanto pare sono arrivati anche in Russia le loro uscite. Yeah. Io ero lì che dicevo: mentre no, sì, ragazzi. E come Alexei, insieme è stato citato. Yeah. Sì. Yeah. Oh, non sono solo italiani, comunque, perché no, ogni sera fanno vedere, per esempio, Tucker Carlson, fanno vedere quelli della Fox, Hannity, eccetera, eccetera. E invito tutti quanti andare sul feed di Julia Davis. Faremo anche un appello a Julia, se può venire anche, sì, perché lei segue tutti i giorni esattamente, no, tutto quello che succede sulla televisione russa, specialmente Russia One con no, Soloviev, eccetera, eccetera, e compagnia, e mette in risalto anche gli americani che vengono, no, citati, okay, su queste trasmissioni. Quindi purtroppo noi ci troviamo i nostri che sono nella compagnia di Tucker Carlson e di Sean Hannity, ok? Yeah. È un grave problema, perché effettivamente è un problema anche di reputazione, ok? Che è molto, molto importante. Infatti tutti quanti mi chiedevano: sì, ma perché non vengono le persone che sanno qualcosa? Perché non vanno nelle trasmissioni, no? Tipo Andrei non sarebbe nemmeno invitato, questo è il punto, ok? E poi persone con cui, per esempio, io parlo con la Rula, Jabril, eccetera, eccetera, dicono no, perché non vogliamo fare questo modo di fare televisione, di questo modo di fare uno show. Quindi questo, diciamo, è una delle cose. Comunque, Livia, c'è qualche domanda? Sì, no, c'è c'erano commento? Esatto, stasera seguo i commenti più con difficoltà perché sono su un altro browser, ma c'era qualcuno, non mi ricordo chi, che chiedeva se potevamo parlare della Turchia di Erdogan. E in realtà io e Monique ne stavamo discutendo proprio oggi per prepararci per una puntata in futuro. Sì, su Turkey, esatto. Esatto. Per approfondire il ruolo della Turchia in relazione anche alla Russia, yeah, che insomma vale la pena, perché la Turchia è in una posizione mediana, no, molto importante, sì, sta con un piede in due scarpe, se possiamo dirlo. Yeah. No, la Turchia però allora, andando avanti almeno per un po', ok, ci dobbiamo aspettare che vanno avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro. Loro cambieranno posizione da sì, la Svezia e la Finlandia, fantastica, no, siamo contenti, e poi sì,
fra, non so, 5 minuti, all right, ci sarà qualcuno che dice, no, noi ci opponiamo. Okay? È un pochino come, credo, anche come Orban, no? Sta aspettando per the great deal. Okay? Almeno questo è quello, no? che credo, vedendo le cose. Poi io e Livia stavamo parlando prima, no, di venire in trasmissione. La Turchia forse è il paese dove loro più è radicato le teorie complottistiche, ok? Cioè è una masnada, è una cosa incredibile. Sì. Quindi noi chiederemo... È un gomitolo aggrovigliato. No, it's incredible. Cioè loro ci credono in tutto. C'è una cospirazione, right? That's it. Sì. Esatto. Poi ricordiamo anche che la Turchia volevo dire solo che con due fattori con due fattori a che fare, e che allora un fattore è che loro comunque vivono, diciamo, se non la vogliamo chiamare dittatura, chiamiamola democratura, vivono in una democratura, ok, dove c'è un forte controllo sull'informazione, proprio come c'è in Russia, non a quei livelli ancora, ma vedremo dove andrà. E l'altro è proprio perché geograficamente posizionato, perché una cosa di cui che bisogna capire, lo diciamo spesso con Monique, no? Lo spazio dell'informazione è uno spazio che la Russia considera militarizzato, e come con le vecchie campagne militari lo divide in aree geografiche. Yeah. E quindi la Turchia si trova nel crocevia della disinformazione tra il Medio Oriente e l'Europa, e l'Est Europa, per cui da lì passa di tutto per la Turchia, e quindi il pubblico turco è molto incline a credere a qualsiasi tipo di disinformazione. Yeah. No, ma anche storicamente fa parte proprio della cultura. Cioè è da, capito? Cosa. Qualcuno ha scritto sì che non è una democratura, ma più una cleptocrazia. Certo. Vabbè, cioè, volevo essere diplomatica, sono... ragazzi. Come, Livia? Come on, eh? Sei stata troppo gentile, sei stata troppo gentile. Dai, qualcuno ci crede di portare Cristo Groziev? Non lo so, quello è grosso. Non aspettato, è una, noi su Kremlin File è tanto che stiamo cercando alcuni, se si matura un pochino anche con Kremlin File, forse lo facciamo i cross reference più qui su Liberi Oltre, perché stiamo cercando di portare persone che nel mondo anglosassone, nel mondo europeo, dove hanno una voce, che qui purtroppo sui nostri media non ce l'hanno, no? Sono tante, e ripetiamo, ci saranno delle persone che forse non conoscete, diciamo, il nome, perché non sembrano famosi, però sono persone che effettivamente nel loro mondo, nella loro area di expertise, sono il top. Quindi cosa, come un Soldatov, per esempio, che con i suoi agganci e contatti, una cosa che lui non ha detto è che all'inizio della guerra, all'inizio di questa guerra, una nuova, no, ondata di guerra, lui aveva tanti dei suoi contatti, non lo contattavano più, erano silenziosi per 3 settimane. Dopo 3 settimane hanno iniziato a contattarlo, a riprendere a parlare, ma non per dire oddio che cazzo abbiamo fatto. Non era così, ok? Che loro volevano andare fino in fondo. Right? Cioè è un'altra cosa, potete leggere di Soldatov, ha scritto parecchie, nell'ultimo periodo ha scritto parecchi articoli. Vi invito specialmente in the Sunday and the Times, ok, ce n'ha due o tre, ok, e anche in Foreign Affairs, fantastico l'ultimo, che lui non ha parlato di questo, però su tutti i russi esiliati, ok, le persone che, no, e c'è un'ondata incredibile. Alexei, te sai di questa cosa, ci puoi parlare un po' di queste, diciamo, le persone che sono andati via, perché, non so, nei tuoi contatti? Assolutamente sì, infatti ci fosse stato più tempo avrei chiesto volentieri a Soldatov
che faccio una piccola parentesi, è un vero peccato che io Soldatov lo seguo dai media russi, dai media russi d'opposizione, è un vero peccato non sentir proprio parlare di questi personaggi in Italia, perché in Italia non arrivano, perché in Italia appunto si sta portando avanti una narrativa completamente diversa. Comunque, per quanto riguarda l'emigrazione russa, si sta accentuando sempre di più. Le stime non ufficiali parlano di circa 4 milioni di persone che hanno lasciato la Russia da quando è iniziata appunto questa seconda fase della guerra. Un sacco di persone nel campo di IT, molti IT experts, abbiamo visto recentemente questa settimana è stato nazionalizzato, se così possiamo dire, Tinkoff Bank, è stato cacciato Oleg Tinkoff dalla Russia. E, ci sono diversi personaggi del suo staff che hanno lasciato la Russia dopo che lui ha venduto la sua quota della banca, è stato forzato a vendere una quota della sua banca. E, però anche nella popolazione civile ho ascoltato un'intervista a Yevgeny Chichvarkin, che è un imprenditore che vive a Londra da, se non sbaglio, dal 2008, e gli è stato chiesto se ci sono ancora dei russi in grado di protestare, in grado di uscire per strada, e lui ha detto che appunto le persone che potevano, che avevano intenzione di uscire a protestare sono partite, perché hanno visto che non ne vale la pena, che non riescono a far sentire la propria voce. E quindi l'unico modo è andare via e provare a fare controinformazione da fuori. Come Novaya Gazeta, no? Di tantissimi media. Ma tanti. Novaya Gazeta, anche Dorst, TV Rain, quello che in Europa è conosciuto come TV Rain, hanno lasciato la Russia. Io questa, specialmente all'inizio della guerra, ho seguito poi questa diaspora, perché mentre gli ucraini fuggivano ad ovest, i russi fuggivano ad est, ed ero in contatto con alcuni russi che mi mandavano, che ne so, dei vocali, e a un certo punto dovevano, per riuscire, specialmente i giovani, per riuscire a passare negli aeroporti, anche con un biglietto aereo, un passaporto valido, un visto, quello che avevano, molti venivano trattenuti, gli toglievano i telefonini e alcuni non li facevano partire. E c'è un fatto interessante, non recentissimo, ma penso di un mesetto fa, che a un certo punto Prigozhin, il famoso, lo chef di Putin, che è diciamo il patron del Wagner Group, dei paramilitari mercenari, ed è il capo della Internet Research Agency, quindi mercenari e disinformazione. Ecco, Prigozhin aveva proposto alla Duma di varare una legge che impedisse agli ingegneri e agli esperti di IT di lasciare la Russia. Che dovevano chiedere un permesso, quindi l'avrebbero reso molto difficile. Quello che mi stupì molto all'epoca, e ora che mi ci hai fatto pensare ancora non mi spiego, è perché non è stato accolta la richiesta di Prigozhin su questi professionisti dell'IT. Allora, è stata fatta una light version di questa cosa, nel senso che hanno fatto degli incentivi per mantenere gli IT experts in Russia. Gli hanno dato degli incentivi come stipendi più alti, più possibilità di lavoro, delle agevolazioni sulle tasse, sulle pensioni. Secondo me, questa è una mia opinione personale che si basa sui miei contatti, io lavoro nel turismo e mi sto occupando da quando è iniziata la guerra appunto di aiutare i russi a scappare dalla Russia in maniera legale, fornendo aiuto per quanto riguarda i visti, per quanto riguarda i permessi di soggiorno in paesi europei, sia come status di rifugiato, sia permessi lavorativi, eccetera, eccetera. Miei two cents sulla cosa è che non stanno venendo messe in piedi misure coercitive, ovvero bloccare fisicamente le partenze, perché questo accelererebbe tantissimo la caduta del regime. Lo stesso Chichvarkin, questo imprenditore che ho menzionato, che nella stessa intervista, tra l'altro, disse che la rivoluzione, se dovrà succedere, succederà
quando Putin chiuderà i confini e quando i lavoratori dei grandi stabilimenti industriali, quindi Severstal, quindi dipendenti di Rosneft, di Gazprom, staranno qualche mese senza stipendio. Yeah. Quando i soldi inizieranno a mancare e questa cosa succederà, allora forse si potrà parlare di rivoluzione o qualcosa di simile. Allora, durante il Covid, da quello che mi ricordo su diciamo vari dati che erano venuti, per un periodo alcuni gruppi, non mi ricordo esattamente, che per 8 mesi non erano stati pagati. Ok, quindi già lì c'era maretta, c'erano problemi, iniziavano a circolare. Però c'è da dire un'altra cosa: nella storia sovietica russa non hanno mai impedito alle persone di uscire, cioè non fa parte proprio del loro, diciamo, nel modo, no? di cosa. Non è una delle tecniche. Comunque di altri gruppi, oltre a IT, ci sono anche, per esempio, professionisti, managers, ok? Yeah. Un'altra cosa pure è che alcuni sono usciti e da quello che so io non sono riusciti a stabilirsi all'estero, alcuni nel Georgia più che altro perché possono sopravvivere con i soldi che hanno, però erano bloccati, non potevano accedere dall'estero ai conti correnti per via delle sanzioni, dei blocchi. Quindi sono dovuti rientrare anche per questo motivo e stanno aspettando di un modo per riuscire. Ok? E qui stiamo parlando di IT, abbiamo i professionisti, giornalisti, gli NGOs, i professori, business people, managers, ok? Tutto così. Quindi sì. Che cosa c'è scritto qui? Domanda di Gabriele. Quello che hai detto tu. È una domanda di lo hai appena detto. Magari sì, Okay. Yeah. Non lo so, la percentuale non lo so, però so che tantissimi che erano usciti sono dovuti rientrare, non perché volevano, perché non potevano accedere ai loro fondi. Esatto. E quindi a quel punto non avevano altri modi, non riuscivano nemmeno a prendere, per esempio, questa è una cosa che, per esempio, Andrea ha scritto su questa cosa, e in certo qual senso sono d'accordo con lui, che ci dovrebbero essere dei incentivi, e una volta che si capisce che non sono FSB agents o una cosa del genere, per chi non vuole, ok, che è opposto, ok, e di aiutare in qualche modo. So che problemi di connessione, perché sono pronti a venire da noi, portano, perché poi queste sono persone con già un education, la maggior parte di loro sono istruiti, hanno qualcosa da poter portare. Questo, e lui ha anche suggerito, come avevano fatto negli anni 70 e 60, di mettere su un free university, Free Russia University, come per esempio si sta facendo anche per l'Ucraina, ok? È un certo modo di poter in qualche modo formare una generazione che capisce cosa vuol dire le responsabilità della democrazia o meno. Che una cosa di cui non abbiamo parlato prima, che è molto interessante, è la settimana prossima, e qui voglio introdurre un po' con chi parleremo la settimana prossima, Karina Orlova della Echo Muscovy, ok? Che lei è andata Echo Muscovy, esatto. E Karina ci parlerà anche, ora ho perso il mio filone, that happens. that's fine. Anyway. Ripesco io se vuoi. Sulla cosa che ha scritto Soldatov, ha scritto anche un altro personaggio che io seguo molto attentamente, Sergei Guriev, che ha fatto un articolo su The Economist in cui diceva sostanzialmente la stessa cosa, ovvero let's help Russians that trust in democracy that are fleeing Russia to find something better.
perché appunto molti di questi che stanno scappando dalla Russia sono highly educated e sono capitale umano, sono a tutti gli effetti capitale umano che può contribuire nei paesi europei. Ora, io invece, guarda, un altro commento su questa cosa. Io, diciamo, ai tempi ormai di Mosè, la mia tesi era stata sulla, Monique lo sa, sulla propaganda nazista. E trovo un parallelismo storico con gli emigrati, tra virgolette, costretti all'emigrazione dalla Germania del Terzo Reich negli anni 30, come c'erano persone come Einstein, cioè c'erano dei personaggi che poi hanno reso l'America grande, perché l'America all'inizio li accoglieva e la Germania del Terzo Reich non li tratteneva. E il ragionamento dietro questo non trattenerli era che naturalmente, senza spendere, diciamo, energie o denari, i dissidenti automaticamente avrebbero lasciato il suolo tedesco, che in una prima fase, diciamo, di consolidamento di potere di Hitler e del suo governo, tornava utile. Cioè le restrizioni imposte all'interno della Germania del Terzo Reich spingevano via questi highly educated personaggi della borghesia che avrebbero potuto avere l'educazione, la cultura e la forza di contrastare l'ascesa del Terzo Reich, lasciavano semplicemente il paese. Yeah. C'è Marco che ci dice, ma se ci sono infiltrati, certamente, no? Certo. Questo è una cosa, ecco perché devono essere vetted, però esatto. Ricordiamoci che no, sono persone benestanti, perché chi vive in Russia riesce ad andare via, eccetera, eccetera, non sono i poveracci, questa gente, no, che se la possono permettere, eccetera, eccetera. Comunque, gli infiltrati, chiaramente ci deve essere qualche sistema di come si può dire, di controllo, di screening, modo. Sì, quindi, sì. Quindi la settimana prossima parleremo con Karina Orlova e she's very, anche quello sarà in inglese, è peperina, molto, no? C'ha le sue idee, ci parlerà un pochino anche come il pensiero. Quindi Alexei, la settimana prossima sarai con noi, vero? Ora che so questa cosa, sì, cercherò di essere, assolutamente. Yeah, che... if you can come, be a good thing, perché lei, no? Almeno potete anche, se vi visto che anche la tua famiglia è russa, eccetera, eccetera, perché parleremo della mentalità, parleremo di capire, ok, come la pensano in certi modi. Ora ci sei anche tu, quindi potrebbe essere anche una conversazione molto interessante fra noi. E lei volentieri. Poi è favolosa. Sì, lei dovrebbe andare via, ok, dalla Russia, è scappata, ha preso proprio la decisione, perché lei stava facendo dell'indagine su... oddio, su Nemtsov, ok? Visto che non stava facendo queste indagini, eccetera, eccetera, dopo l'ennesima minaccia ha detto ok, stop, io me ne vado. E ora è all'estero, vive all'estero, e quindi ha detto non posso. E ricordiamoci anche che lei aveva una posizione su Eco Moscovici, lavorava da 20 anni. Cioè questo è prendere una cosa, e questo la stessa cosa con, diciamo, non è esattamente la stessa cosa. Chiaramente gli ucraini non hanno chiesto di essere bombardati, quindi loro vanno e devono andare. Per chi non può esprimersi e non può vivere e non immagini, ok, perché ha paura della sua vita, venire via è una cosa che forse noi sottovalutiamo moltissimo, sia per gli ucraini, per loro è un totale. Ok, te prendi una vita, pensa dove sei ora, no? Noi siamo qui seduti. Fra un'ora ti arriva un messaggio e dice fai la valigia e vattene, e scappa. Perché stiamo per bombardare.
ok? Cioè è una cosa che è estremamente, cioè ecco perché io mi incazzo così tanto quando sento i discorsi e il mio what the fuck, la mia indignazione, la mia passione per questa cosa, perché allora io che sono per scelta, sono venuta qui dal Canada per scelta, però ok, mi posso, io non concepisco uscire dalla tua casa e non sapere mai più se puoi tornare, ok? Lasciare tutta la vita, chi sei, la persona che sei, che nessuno conosce, right? Tu vai in un posto dove nessuno ti conosce, tu inizi da zero, tutto, le famiglie, questo è perché anche i bombardamenti sulle città, su tutte le persone, questo è fatto ad hoc per sgretolare la società ucraina. Sì. Okay? Questo è perché per me è facile, per me questo è genocidio, ora sto andando su un altro tema, comunque parleremo, no, di questo e di altro. Monique, ti posso dire che non è la mia esperienza, ma io avevo dei prozii che abitavano mentre crescevo sotto casa mia nello stesso palazzo, che avevano fatto fortuna a Tunisi e dalla sera alla mattina sono arrivati i militari, questo me lo raccontavano sempre, sono arrivati i militari con i fucili puntati e li hanno cacciati, sono dovuti tornare in Italia solo con quello che avevano addosso, una camicia da notte, una vestaglia e nient'altro. E ti dico che era una storia molto vecchia poi quando io ero bambina, ma in quella famiglia poi si erano ripresi, avevano delle attività commerciali, avevano ripreso la vita molto bene, ma quel trauma secondo me li ha accompagnati per tutta la vita. No, è una cosa che noi non possiamo capire, e questo è perché mi incavolo, perché quando sento, no, specialmente ora stasera, chissà che cazzo hanno detto anche su Ah, Dimas, mi sono arrivati dei messaggi, ragazzi. No, non lo voglio sentire. La posizione migliore: don't feed the troll. Don't feed the troll. Thank you. Alexei, lasciamogli dire le loro cazzate. You're a fantastic guy. That's great. Thank you so much. Oh, we love you. Ok, e questo è ecco perché io mi ripeto, per me è una cosa che non concepisco, cioè, right? Le persone... Anyway, forget it, that's enough. Ok, sì. Allora, chiudiamo qui, all right? Perché chiudiamo, siamo già qui, due ore. Sì, 2 ore. I know, vola, eh? Dobbiamo ridurre il tempo, non aumentarlo. I know, ma come si fa? Ma come cavolo si fa? L'ho detto anche con Fabio. Fabio prima mi ha contattato per chiedermi appunto di sostituirlo nel backstage e mi fa: ah, dovremmo stare entro un'ora, però di solito si va sempre oltre. Io ho detto: Fabio, don't worry, con Andrei Soldatov ne vale la pena. Ne vale la pena perché effettivamente ha tante cose da dire e abbiamo tante altre domande che non gli abbiamo fatto. Speriamo che vorrà tornare a trovarci, perché è veramente, veramente un personaggio molto interessante. Speriamo. Forse sì, ragazzi, l'estate. Io ho un quaderno intero di domande che gli voglio fare. I know. No, io c'avevo tipo una decina che non ho toccato e ci sarebbe stato da chiedergli su, no? E speriamo che quest'estate lo facciamo rientrare, perché anche di parlare... Liberi oltre un'ora. Esatto. Molto bene. C'è anche da dire che abbiamo il best audience ever. La chat è la vita. Yeah. Allora, bene. Noi salutiamo tutti, ringraziamo tutti quanti, tutti i vostri commenti che ci fate tanto tanto piacere. Yes, heart ricevere. Ricordatevi di lasciare like e condividere il video, il live stream, se vi è piaciuto, e ricordiamo anche l'appuntamento della prossima settimana. Monique, se Livia, se lo volete ricordare voi, that's che right. That's right. Alle 9:30, what the fuck, sempre qui, 9:30, that's right.
That's right. Ah, un'altra cosa, ritwittate, ok? Rifate, fate girare questo qui, perché Andrei Soldatov non è stato intervistato da nessuna altra trasmittente italiana, solo qui su Libriotte. Quindi facciamo circolare quello che ha detto Andrei a tutti, no? a tutti i nostri amici, ai nostri conoscenti, per l'informazione che lui ci ha, no, regalato stasera. All right. E so, occhi aperti per i what the fuck moment della settimana. Della settimana, mettetelo su Twitter, please. Assolutamente sì. Ok, guys, it's a wrap. Bene. It's a wrap. Bye, 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 bye. Ciao.